la famiglia Pucci annovera ancora oggi, ma annoverava uno sterminato numero di personaggi importanti, gonfalonieri, vicari, poeti, letterati, artisti, insomma veramente di tutto. E era una famiglia importantissima fiorentina. Probabilmente aveva preso il nome da un certo Jacopo, che poi era stato chiamato Jacopuccio, e successivamente Jacopuccio, come avviene spesso a Firenze, era stato chiamato Puccio come diminutivo, e da Puccio appunto il nome dei Pucci. Anche se questo non torna più di tanto, perché storicamente sembrerebbe la famiglia Pucci in realtà si chiamasse Saracini, e questo è testimoniato dal fatto che sullo stemma di famiglia appare la testa di un saracino, di un moro, e questo farebbe pensare appunto che in realtà il vero e proprio cognome fosse Saracini. La famiglia dei Pucci fu una famiglia legatissima alla famiglia Medici, e questo è molto importante per quello che vedremo dopo, per la storia che appunto questa volta vi raccontiamo. Considerate questo, che addirittura realizzò questo stemma che è alle mie spalle, appunto, che è stato scolpito da Baccio da Montelupo, e è uno stemma mediceo apposto sull'angolo del Palazzo Pucci. Questo fu apposto appunto l'11 marzo del 1513, quando il cardinal Giovanni dei Medici salì al soglio pontificio e divenne papa con il nome di Leone X. Però l'amicizia delle due potentissime famiglie finì nel 1551, quando i Medici cacciarono dalla corte Pandolfo Pucci, considerato appunto uno della corte Medicea, che era faceva parte della corte Medicea, accusato di un comportamento immorale, di cattiva condotta morale, e fu cacciato appunto dalla corte Medicea. Pandolfo Pucci rimane sconvolto da questa cacciata dalla corte. Da quel momento non pensa altro che a vendicarsi. Vuole vendicarsi di Cosimo I dei Medici, che lo ha cacciato. Architetta i piani più strani, più complessi, per riuscire a colpire Cosimo I dei Medici senza però essere scoperto e senza apparire lui il mandante di questo assassinio. Bene, riesce a parlare con una serie di politici fiorentini, a convincerli, e prezzola alcuni killer. Stabilisce che Cosimo verrà ucciso durante il tragitto, che vedremo fra poco, da alcuni archibugieri nascosti dietro una finestra. Bisogna tenere presente che Cosimo I, infatti, per assistere alle funzioni religiose nella chiesa della Santissima Annunziata, era solito appunto transitare all'incrocio fra via dei Servi e via dei Pucci, passando davanti alla chiesa di San Michele Visdomini. Sarà appunto a questa finestra, dove io ora andrò sotto, che si dovranno appostare gli archibugieri, questi killer prezzolati, appunto, che dovranno sparare su Cosimo. Si dà il caso però che il problema fosse che per arrivare a questo piano così articolato ci fossero voluti ben 9 anni. Ora si dà il caso appunto che i Medici avessero un sistema di spie efficientissimo. Ecco che, vuoi per il fatto che troppi erano informati, vuoi anche per il fatto che ci volevano dei killer veramente bravi, perché allora usare un archibugio era un'arma molto complicata e di difficile maneggio, e colpire non era facile, di conseguenza ci volevano dei killer specializzati. Insomma, sta di fatto che i Medici e Cosimo lo vengono a sapere. Il primo a essere arrestato è Pandolfo Pucci nel suo palazzo, insieme agli altri cospiratori. Finiscono tutti impiccati e appesi a dar calci al vento, come normalmente si usava dire allora, alle finestre del Bargello.
e senza alcun processo vengono direttamente impiccati il 2 gennaio del 1560. Cosimo a questo punto è tranquillo, può recarsi alla Santissima Annunziata a vedere le funzioni senza più problemi, perché il suo avversario, quello che lo voleva uccidere, ormai è stato impiccato. Ma tutte le volte che passa da questa strada ripensa al pericolo scampato e al pericolo corso anche, e allora decide di far murare la finestra di angolo, appunto per impedire che magari a qualcun altro gli venisse l'idea di riutilizzarla per fare un attentato contro di lui. Come succedeva spesso a Firenze, il figlio di Pandolfo, Orazio Pucci, vuole vendicare il padre che è stato impiccato e vuole uccidere Cosimo perciò a sua volta, ma Orazio non ce la farà. Non ce la farà perché Cosimo morirà prima e gli toglierà la possibilità di vendicarsi. Sta di fatto però che Francesco I, che è succeduto a Cosimo, viene a sapere di questa idea di Orazio Pucci. Non fa altro che prenderlo e appenderlo alla stessa finestra del Bargello dove era stato appeso suo padre qualche anno prima. Bene signori, sembrerà strano, ma ormai sono 500 anni che questa finestra rimane murata.